shit without your homeboys. We'll be right back.
shit without your homeboys. You ain't shit without your homeboys. Shit without your homeboys. Greetings! Siamo tornati. Yes, siamo tornati. Questa magnifica schermata perché? Vediamo un po' se... Ah! Perché siamo in attesa del Nintendo Direct. Nel frattempo... Siamo tornati su Phasmophobia con il Chromatic Investigation Team. Anche se al momento mancano sia Silenzio che Ravenard, ma Silenzio ci raggiungerà presto, spero, sta ancora sistemando delle cose. Diamo il benvenuto alla carissima Nonni e a Miss Hoffman, che stasera ci faranno compagnia fino a quando vorranno. Ciao. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Io già comincio a bere. Buono. Ok, allora se siamo pronti, sì, certo, mi ubriaco con l'acqua. Io non ho messo niente, avete messo tutto voi? Boh, penso di sì. Sì, mi sarà messo tutto misto come al solito. No, ho messo tutto io. Let's do this, Grafton Farmhouse professionale. Oh yes. Io non ricordo assolutamente niente, non so se c'è stato qualche aggiornamento o se gli aggiornamenti sono ancora in beta, ma stiamo a vedere. Sono ancora in beta. Mi sa di sì, mi sa proprio di sì. Aha, welcome back. Welcome back. Sono da solo qui. Ovvio. I'm moving as fast as I can. Ah, ah. Arri. Arri. Ciao, ciao. Ciao. Misso sta parcheggiando il camion ancora. Esatto. È a retromarcia. Che palle degli occhi. Eccoci, sono meno male. Alright, we're here. Cosa sta succedendo qui? Yeah. No, il termometro lo prenda qualcun altro. Ora, camminare fantasma sul sale. Assisti a un evento paranormale. Scatta una foto dell'acqua sporca. Barbara Jones. Barbara Jones. Non ho visto se, vabbè. Però mi senta il gioco. Barbara Jones, sì, non l'ho fatto neanche io, ma va bene uguale. Ma non senta nessuno, tutte e tre. Io l'ho fatto, mi sentiva, quindi. Bene. È professional, quindi andiamo. Oh, chi è che mi ha chiuso la porta in faccia? E luce fu. Hello. Oddio, non mi ricordo. Ok. Hello, non ti si è sentito quando hai fatto la risata? Tutti mi sentono. Se non mi sentono è perché non voglio essere sentito. Oh. Vabbè, fa culo. Ma... chi è stato? Ah, yeah. Oddio. È colpa mia. Aprite la porta d'uscita un po'. Ci vado mo'. Clic. No. Clic. Clic. No. Clic. Clic. Clip. È scattato ma frammato di brutto. Sì, anche a me. Troppi orologi in sta casa. Splish. Come fai a dormire?
Un orologio che fa così tutto il tempo. Lascia perdere. Vieni a dormire a casa mia a Napoli, poi ne parliamo. Esatto. Che c'è l'orologio a pendolo che suona ogni quarto d'ora. Ah, che brutto suono. Ma che, miss, tu comunque vizi di accendere le luci. Qui c'è una bambolella. Sì, lo so, sto arrivando. Let me make a photo. Take a picture. Io prendo e parto. Do it. Ah, qua non ho pista sopra. Aspetta, come faccio così? Dove sei? No, no, non era questo il tasto. Around the world, around the world. Qui. 9 gradi mi ha dato penalti. Dacci un segno. Segno. Mi ha dato 9 gradi penalti. No, all'ingresso no. Giuro che mi ha dato 9 gradi penalti. Chiudete le luci, le luci, che faccio le domandine. Un attimo che vado di sopra. Dove sei? Dove sei? Quanti anni hai? Dovrebbe essere questo? Unfortunately, we have no Ouija board. Dove sei? Di sopra. Quanti anni hai? Dove sei? Vuoi che ce ne andiamo? Intanto vado a tornare su. Vuoi che muoro? L'ho solo trovato, quindi adesso si tratta solo di... Non risponde. If you want to make a giro with the thermometer. Sì, sì, sì. Perché me l'ha dato per un attimo, ma non me l'ha dato più. 9 gradi. No, non è qua. No, no. Abbiamo perso la mano, ragazzi. Turururururururu. No, tanto c'è poco da perdere la mano. Se è di sotto all'ingresso è praticamente un'assurdità. Spengi la luce di là, miss, e riproviamo. Aspetta. Dove sei? Non mi dà nemmeno più nothing detected. Dove sei? Quanti anni Quanti hai? Anni hai? Dove sei? Dacci un segno. Quanti anni Quanti hai? Hai? Dove sei? Dove sei? Come sono le temperature, miss? No, sempre sui 16. Dove sei? Ok, usciamo un attimo. Oh, dove sono? Oh, dove sono? Okay. Dove sono? Ok, allora rifacciamo un attimo un giro delle stanze e vediamo un po' come siamo messi, se troviamo qualcosa in... da qualche parte. Sei in indice. Ci siamo? Oddio, mica tanto. Vabbè, ancora c'è. Qua almeno se ci attacca scopriamo dov'è. Non è detta, però va bene. Se ci attacca moriamo, so. Sì, ma perché non mi dà più la grande? Ma non vorrei che si è buggato a me. Oh! Eccolo! È in cucina? Ho pure sentito! Eh sì. È qui. 3 gradi. Dove, ma non scende dove? Per ora, è proprio qui. Ehi, ha toccato una porta. Ha toccato poi, un'altra aspetta. Porta. Sì. Mi sono spaventato della mia ombra. Vabbè. Ha buttato qualcosa per terra. No, ha camminato. Era un passo. Oh, ci sono le impronte sulla porta, va. Nice. Allora. Sulla porta, sulla finestra. Dov'è la mia macchina fotografica? All'entrata. L'ho lasciata all'entrata? Bravo! Dove sei? Dove That's sei? Very smart of me! Quanti anni hai? Quanti anni hai? Dove sei? Dove sei? Non ho visto se risponde a tutti. Sì, risponde Quanti a tutti. Quanti anni hai? Ah, ok. Vabbè, qui io butto il sale. Dove sei? What the fuck? Oh, dietro di me! Io lascio questa qui, eh? Yeah. Ha fatto cadere una lattina. No, ho lanciato io il sale. No, quella non è una lattina di sale. MF4.
quella. Già. Avevo detto che era fianco a me. Il bello è che non sta suonando a me. Dove sei? Vai, vai. Sta buttando per terra la roba. Ok, andiamo a vedere le orbe. Le luci sono spente, yes. Ah, l'UV la posso buttare via, tanto adesso non ci serve più. Le impronte ce l'abbiamo. Che impronte? Ah, aspetta, l'UV la butto dentro però. Ha camminato sul sale. Abbiamo assistito a un evento. Sì, ah, sì? Io butto i due crocifissi. Mi serve l'acqua sporca. Tanto allora, stai prima o poi la farà. Guarda delle orbs, allora. Io ho preso il libro, ci vado a schiaffare il libro per terra. Io butto. Oh, ragazze, potremmo avere un MF5? Eh? Oh, mamma. Ha fatto un saliscendi di 4. Sta dietro di me. Io questo io lo butto qua dove ha camminato sul sale. Non ha camminato sul sale. A me ha detto che ha camminato sul sale. Sì, ci manca solo l'acqua sporca. Sono tutti non camminati. Allora, all'ingresso c'è un UV. Prendetela, accendetela e buttatela verso un sale. In maniera che vediamo se lascia le orme. La porta. Ui. Sta facendo cadere tutto, tutto. Forse è un poltergeist. Sì. Impronte digitali, impronte digitali. Anche sulla porta, ok. Interazione, interazione osso. Allora, impronte ce l'abbiamo. Può essere uno spirito, uno spettro, un poltergeist, o una banshee, o un revenant. Ok, bene. Un po' tutti. Io appena sento impronte, revenant. Però... bisognerebbe mettere una telecamera sotto la finestra. Adesso ce la metto. Allora, ah no, ho detto EMF5, guarda, anche adesso. Sì. Questo è molto brutto, lo sai? Pillolina. Banshee o Revenant? Ah. Ah, quindi le sfere di luce non ci possono essere. No. Quindi ci serve... Libro è un Revenant, temperatura è una Banshee. Mi sa che è un Revenant. Ma vediamo se scrivo sul libro. Prendo l'altro e schiaffo l'altro libro dall'altro lato. Allora, come stiamo con la sanità? Bene, ora abbiamo preso la medicina tutti. Allora, io prenderei Vincenzo. Sì, che non è male. Turutu, turutu, tutu. È saltato il breaker. Vado a riaccendere il breaker, è di sopra. Posso vincenzare io? Vai, vai, io intanto accendo il breaker. Miss, tu vieni qua con la fotocamera, che questo si incazza. Uè, l'ho sentito. Ha camminato sul sale. Fatto. Abemus luce, eh? La temperatura non c'è. Quindi non potrebbe c'è. Scrivere sul libro. Ha scritto sul libro? No. Né su quella destra né su quella sinistra. Accendete la luce in cucina. Barbara, fatti vedere. Barbara Jones. Fatti vedere. Che bello. Io non lo trovo l'interruttore, quello è bello. Ah, a fianco a noi. Oh. Barbara Jones. Aperto. Ho messo due sensori, eh. Fatti vedere Barbara. Una fotografia. Dacci un segno. Le orme. Vediamo se me l'ha data. Ovviamente no. E infatti le orme non me le dà mai. Se non per sbaglio. No. Ora? No. Barbara. Big no. Dacci un segno. Dacci un segno, scrivi sul librone. Barbara. Oh, ho spento la luce.
No, ho spento il breaker. Un'altra volta. Signor Revenant ci obbliga a nasconderci. Vado a riaccendere il breaker. No, Nancy. 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 Barbara. No. Dacci un segno. Barbara. Oh, salve Luce. Barbara. Porca l'acqua. Già, l'acqua sporca. Ci abbiamo rimasto tre foto, quindi vediamo di non... Oh. Cazzo, sta cacciando. Questa è una Banshee, Sta presso a me. Miss, non chiudere! Oh, entra! Chiudi! Ah, siamo tutti nell'angolino. Oh, salve! Salve! No, è chiusa. Io la vedo aperta. Ma come? È chiusa, no? È chiusa. Vedo aperta, vedo anche le luci del corridoio. Ha finito. Via. Ma ha fatto. È chiusa, no? No, io la vedo aperta. È aperta. Io la vedo chiusa. L'avete appena attraversato. Ma cosa? Cosa ho visto? Allora, vediamo quanta sanità ci abbiamo, se ci abbiamo più del... Comunque, non per cattiveria, ma è venuto al piano di sopra la velocità della luce, Mi sa che sì, confermo. It's a freaking Revenant, dai, su. Guardate la nostra sanità. Madonna. Questa prendeva a me. Allora, o l'abbiamo visto e non ce ne siamo accorti. Voi, perché io ero al piano di sopra, quindi Miss potrebbe averlo visto. Può essere. Oppure non... siamo rimasti discreto tempo al buio. Ehi, dove sei? Ah, è in cucina. Dove doveva essere? Sì, secondo me è Revenant. Va bene, dai. No. Se vuoi provare ad andare a vedere se ha fatto l'acqua sporca, prenditi le pillole e vai tu però, perché c'è il 40%. Ho fatto una foto a caso. Va bene, vado e muoio. E tanto non è un Banshee, quindi stai tranquillo. No, è proprio per quello che non sto tranquillo. No, è Revenant che... Ah. No, l'acqua sporca non l'ha fatta. E il libro ne vedo solo uno e non è scritto. L'altro è dall'altro lato. Eh certo, perché è su un punto dove si può guardare bene da lontano. You know what? È un Revenant, va bene così. Per me è un Revenant. Anche per me. Ed era una Banshee, vedrai tu. Beh, senti, possiamo sempre andare a vedere col termometro. Ecco, a posto, come non detto. Una barriera invisibile mi ha impedito di uscire dal camioncino. Dal camioncino. La fiatella non ce l'avevamo, altrimenti. No, infatti. È un Revenant. Big brain time. Siamo salvati da un Revenant. No, siamo riusciti a non farci beccare da un Revenant. Bello, tutte e tre nello stesso angolino. Quasi. Sì, io mi aspettavo tutto meno che di fare un rave dentro il bagno. Con la porta aperta, tra l'altro. Non è colpa mia, io l'ho chiusa. Non ci ho visto, la porta aperta è... È perché non ci ha visto e non ci ha avuto lo sbatta di entrare a controllare. Si vede che Barbara era un po' pigra. Mi posso assentare un attimo? No. Un secondo. Torno subito. Okidoki. Cabine. Nel frattempo costruirò una torre con i barattoli. È vero, io mi posso muovere.
Oh caspita. Oh caspita. Non mi ricordo manco più come si fanno. Ah, quasi. Ha! Oh, quasi. Ha! Al contrario. Ha! Ha! Ho detto ha! Olè. No, il demolitore. È così. Ok. Ah, dai. Non serve a niente sto pallone. Serve per fare canestro. Stupida. No! Tiè, allora. Ah! No, ho mancato. Dove è finito l'altro pallone? Oddio. Però non prendi sti passaggi. Framma pure il pallone quando lo lanci. Ma io non vedo niente. Devo aumentare la luminosità, mi sa. Uè. Oh. Se non altro abbiamo trovato un osso. Yes. Vedi che si vedono le impronte qua. Eh sì, ma a lui non sono piaciute. Mi piace sta pianta. È artistica. It's sfasciamento time. Ok. Ah, ho sfondato le porte. A posto. Seleziona contratto, Tanglewood Street, dilettante, accetta, aggiungi tutto e partiamo. Dilettante? Eh sì, facciamo ste mappe un po' più veloci che... Ma devi prontare, se non pronti... Non iniziamo. Pronto? Pronto? Posso prendere uno di sti evidenziatori? Faccio i baffi al fantasma. La mia canzoncina. Bella. Nightmare in a forest. Mentre Three keepers la disappear. Strange glowing lights. White light. Oh, salve. Buonasera. Ancora sale? Finché sale, bene. Quando scende, scenderemo anche noi. Banno dalla mia vita. Lettore ENF e sensore di movimento. E allora sai che c'è, l'UV lo porto dopo. È dilettante, quindi vi devo aspettare. No, entra, entra. Allora, per prima cosa guardiamo se sulla stanza del nerd c'è la Ouija. Comunque si vede che non l'hanno aggiornato perché la pioggia comunque è troppo alto il volume. Sì. Niente Ouija nella stanza del nerd. No. Vediamo nella stanza di Nancy. Nancy. Mi ha suonato qui nel corridoio. Potrebbe essere nel bagno. Bello, io non ho preso il termometro. Brava. Non ce ne devo fare. This is fine. Come si gioca? Go back and take it then. Allora, a me mi ha suonato qua. Qui nella stanza di Nancy. Posso accendere quest'altra luce? Grazie. È nella stanza di Nancy. Sei sicura? Qui, guarda. Ehi, sta giocando con le luci. Eh sì, confermo. 5 gradi. Mamma mia, it's me! Chiudetemi un po' la luce, Yadven. Dove sei? Quanti anni hai? 7! Dove sei? Super silenzio, buonasera, ben Quanti arrivato! Anni hai? Old, old, ragazzi, old. È una vecchia. Che ci fa la vecchia nella si stanza è di... addosso. Di Nancy. Ciao silenzio!
Perché c'è un libro a terra nel... L'ho lanciato io, quello che ho preso per sbaglio. E io prendo i due crocifissi. Io. Oh, i crocifissi non gli hanno fatto niente a quello di prima, però. È vero. Perché si vede che è spawnato da qualche altra parte. Lì intorno. Oh, silenzio, siamo sopravvissuti ad un Revenant. C'è temperature. Miseria. Mannaggia, mannaggia, silenzio. Ah. Mannaggia, mannaggia. Dico, dico, temperature. Mi sta camminando vicino di brutto. Non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta questa. Mi ha rincorso. Non mi piace sta cosa. Ci sono le temperature e la spirit box. Abbiamo fatto tutti gli obiettivi. Toccata anche la porta. Sì, no, è molto attivo. Abbiamo fatto tutti gli obiettivi e io direi che prendo Vincenzo, così voi gli fate una bella foto. Perché io voglio la foto. Aspetta, allora. Dobbiamo metterci ad aspettare. Ci abbiamo la scatola dello spirito. E temperature. Ok, prendo una telecamera. No, ce la prendo adesso, ho messo il sensore. Miss, prendi... le UV. Ok. Ha fatto cadere il peluche da sopra la mentola. E mi sa che sta un po' incazzata la signora. È femmina? Non lo so. Ho dato per scontato che lo fosse. Ho visto i passi per terra. È sparito qualcosa da terra. No. No, ci sono tutti e due i crocifissi. No, ho visto, però è sparito un oggetto da per terra. Sulla finestra c'è niente, miss? No. Dietro la porta? No. Apri, mi sono sentita. Sì, sì. No. Tranquilla. Stiamo bene con la sanità, ragazzi, stiamo tutti quanti al 90. E io prendo una macchina fotografica anch'io a sto punto e me la metto a chiamare perché tanto... Ah, guardiamo le orbs. Charles Davis. Charles. È un po' appannata. Forse l'ho vista. Vicino al cavallo. Adesso ha attraversato tutta la stanza. È una mer. Mare. Andiamo a chiamare Charles. Andiamo io a fare una bella foto. Charles. Quindi è un mare. Un mare. L'ha vista anche Silenzio, ci conferma che ci sono le orbs. Charles. Dacci un segno, Charles. Nella stanza di Nea. Fatti vedere, ma perché io invece di premere la cosa del ma basso? Fatti vedere, ciao! Yeah, ho buggato un sensore, abbiamo luce a gratis! Magari se stesse dalla parte giusta. Ne ho buggati due! Okay. Ah, dov'è la mia macchina fotografica? Uè! Vado a buggarne più. Niente, Silenzio, non ci sono le modifiche al gameplay ancora. Sono solo in beta, non capisco come mai. Passato tanto al sensore. Charles. 38.000 aggiornamenti e... tutti in beta. Charles. Fatti vedere. Charles. Me ne è sparito uno. Non sento manco passi. Charles. Mor luce. Ah, ma come è una discoteca sta stanza diventata. Charles. L'abbiamo scoperto dopo che erano solo in beta. Grande silenzio. Charles. E del ring sicuro. Ciao. Dai, prima mi ha rincorso quasi fino a fuori la porta, ma che... Ha flickerato la luce qui fuori. Ciao.
Ho sentito un passo. Ciao. Mordisco. Quanta luce. Vai a prendere il calc. Ciao. Che non si dice calc. Mars, dai che sei qui, dai, fatti vedere una fotina e ce ne andiamo, su. Non fare il timido. Ciao. Oh, flickerano le luci in giro, eh. Sono andata, c'avevo la telecamera qua davanti, mi sono abbassata, mi sono trovata la telecamera in faccia. Aspetta, vedo qua. Charles, eccolo. Charles. Ti ha spostato qualcosa davanti ai piedi, qualcosa blu a terra davanti ai piedi, ti ha spostato. Charles. Vabbè, quanta luce in sta stanza. Ciao. Vero tappeto. Ha fatto cadere qualche altra cosa? Charles. Come si chiama di cognome? Non mi ricordo. Breath of the Wild 2? Chissà cosa faranno vedere. Devil May Cry Switch Edition? Questo no, parlerà sicuramente di Pokémon. Charles Davis. È passato a destra della finestra? Charles Davis. Let's insegno. Way. Charles Davis, fatti vedere. Charles Davis, dove sei? Fatti vedere. Mostrati. Charles Davis, fatti vedere. Cosa sta succedendo qua davanti? Ah, jokes on you, Charles, ti ho acceso la luce, fatti vedere. Aspetta, fatti vedere, Charles. Charles Davis, fatti vedere. Fa vedere se l'ha spenta tutta. No, ha spento solo quella. Charles. Chi l'ha accesa Charles. La luce? Charles. Chi è che ha acceso noi la luce? Noi no. Allora è mer rincoglionito. Charles, fatti vedere. Ah, sei Charles. Di là, eh? Sei vicino alla culla. Fatti vedere, Charles. Porca miseria! Eccala, l'ho preso! Ciao! Yeah. È quello ignudo! Ignudo! Ho fatto un salto, sono arrivato al soffitto con l'anima! E poi è tornata giù! Aspettate di usare lo screen! L'ho preso proprio bello! Fantasma, io non vedo niente! Io sì! Come puoi vedere, la mia foto io non vedo è niente! Vuota. Io vedo tutta la bella stanza apparecchiata a terra. Eccolo. In tutto il suo splendore. Sono sbandata. Mi ha sciusciato a tutti che eravamo vicini. Nicely done, bellina. Cioè, lui è brutto come la morte, però no. Ragazzi, punto esclamativo Discord per venire a vedere le foto dei nostri terribili fantasmi. Fantasmi brutti. Chiudo, eh? Sì. Sì, ok. Ciao. Ma lol de che? Siamo messi a scaletta, va? Sì, era proprio lui. Era un mare. Anzi, andiamo un mare. No. Eccolo. Eccolo qua. In tutto il suo splendore. Bene, ora faccio meglio la foto. Bam. Anzi no. Bam. Se volete venire a scoprire i fantasmi in 77 screenshot diversi, accedete al nostro Discord. Yes. Eccolo qua. Volevo aprire il libro qua su Discord, ho premuto J per sbaglio, tutto a posto. Il journal Grafton Edgefield
Tanglewood, adesso qua l'abbiamo fatto? Facciamo la Street House, se riesco a selezionarla. Ok, pronto. Voglio un attimo vedere se si vede la foto. Sì, Ovviamente con la destra. no. No? Quella destra in No, alto. qui c'è la a destra in alto. No, ci sei tu. È quella che ho scattato io, ma lui era già sparito. No, a me lì sta. Proprio dove ho guardato prima. Leggi il tuo taccuino premendo J per informazioni. Ah, beh, tanto l'ho messa su Discord. J. Ce la potrebbero fixare sta cosa. Quale? Quella delle foto. Ah, ma sulla beta probabilmente sarà Speriamo. già fissata. Adesso capisco perché giocano tutti sulla beta, perché è più supportata la beta che la versione ufficiale. Probabile. Magari pure più ottimizzata. Da domani tutti in beta. Esatto. Eccomi. Ah, ora sì che si è scaldato il computer. Non che sia positivo, però. Termometro movimento, acqua sporca. Lisa Williams risponde alle persone da sole. Si è bloccato il gioco? No, ok. Allora, il termometro l'ho preso. Che Si è voleva? scaldato. Vado, eh. Sì, infatti, per questo ho detto non era una cosa positiva. Hello there. Subito l'osso così. Wow, grazie. How kind of you. Oh no, qui è dove Nancy mi ha ammazzato. Oh! No. It was me. Qui è dove ho fatto le foto al fantasma dalla fine da fuori della finestra. Mentre la nonni si nascondeva. Potrebbe Certo. Poi essere qui ho in cucina, mi sentito pare. 8.000 Sì, passi. ma eravamo tutti qui. No, i passi del fantasma Mi sono gli dà, ultimi. no, infatti mi dà 11 gradi da qui, però non. Può essere che scendono piano piano tra poco, perché mi dà 11 gradi qua. Eh sì, è qui, l'ho sentito. L'ho sentito. L'hai sentito oppure No, c'hai. no, no, l'ho sentito. Confermo. Vado a fan Dove giro, sei? vedo se trovo la Ouija. Sento Io intanto faccio così, Ecco, le infatti io sento le MF, cose. Io no, io lo ce l'ho a sento. fianco. Io no, ce l'ho a fianco. Però è a due. Lo sento. Ok, l'importante è che sappiamo Sì. quanto è. Quanti anni hai? Kid. È che bambino col vocione. Lisa, Kid. povera Oh, Lisa. sì. Ok. No Ouija board qui, andiamo avanti. Bello, io la MF lo sento da fuori, ma da dentro alla stanza non lo sentivo. Niente Gigi board neanche qui. Non vorrei dire, ma forse è salito di 4 ed è sceso di 4. Perché abbiamo lasciato la spirit box accesa? E Adesso la spengo. perché sono Sì, dentro da sole, sicuro. as always? No, ci sono anch'io. È salito di 4 ed è sceso di 4. Sì, ha finito. Quindi dopo un'attenta analisi. Sì, ma non abbiamo fatto col termometro, quindi devo ripassare. Dobbiamo Io ho cominciare confermato. a lasciarli dentro la casa, gli strumenti. Così quando torniamo dentro possiamo portare altra roba. Ho sentito il passo, mi ha fatto spegnere il termometro perché sono smandata. Non ho parole, mi Mi sono dispiace. disabituata. Io vado a smaggiare. Non ha parole, disse la persona del vulcano. Basta niente, tu e sto vulcano. Io ho smaggiato. Ok, io qui col Potrebbe cadere sensore. qualcosa, non lo so. Io sono talmente poco furbo che il Sì? sensore di movimento me lo sono portato al piano di sopra invece di metterlo. Perché non Complimenti. accendiamo la luce, dato che adesso non dobbiamo farvi niente? Ma noi ormai, io e Missy siamo abituate così. Sì, al buio, Vedo diretto. Augusto perdere la sanità, a me sta bene, insomma. Questo Allora, il aiuta un termometro pochino meno più di 10 avanti. l'abbiamo fatto. Wow, Ci flickera. Dove serve il sensore di movimento e l'acqua l'hai sporca. messo, Miss, il sensore? Di là? Dall'altro lato, sì, dove sta il frigo, La accanto al frigo. videocamera l'avete messa per le orb? No, la vengo a Ha prendere. scritto sul libro. Ci Faccio sono la io. foto. Libor dai. Ciao. Va bene, me ne vado, arrivederci. Sì. Ciao ciao. È stato un Ci metto la piacere. pizza. Almost. Sì, apri. Libor.
libro. Vedete un po' come siamo a Sanity? Tutti a posto. L'MF è a 5. Sì, mi pare di vedere un MF a 5. Nella beta non c'è più sta cosa. Purtroppo no, l'hanno tolta. Era una cosa così carina. Ma forse perché così dopo, Ho spento le luci, vedete un po' se vedete le orbs. Ah, giusto. Ma non hai messo dentro. No, non ho messo fuori. Non c'è bisogno di sensori di movimento. Ah, ok. Nice. Che ci abbiamo adesso? La spirit box. E il libro. Ah, è il libro. Può essere orbs? È un oni, perché è MF a 5 pure. No, niente orbs, però bisogna vedere delle MF a 5. È un oni. È un bellissimo oni. Sono una bellissima farfalla. L'oni è più attivo quando ci sono persone nelle vicinanze. Sono stati anche visti così a lancio veloci, grandi velocità. Non so più leggere, ragazzi. Sono anche visti così a lancio a grande velocità. It's time to mettere il sale sul dizionario. Oni. Accendiamo le luci, per favore, tanto non c'è bisogno di restare al buio. Vedere dove sta il mio comando. Corre. Stop running around me. Che sta correndo, Stony? Madonna mia, quanto cammina. Oh, salve. Ciao. Show yourself. Possibilmente non in faccia a me di nuovo. Fatti vedere, Johnny. Johnny, be good. Chi era, Lisa? No. Lui, dov'è? Perché io non riesco a prendere le MF? È a 2 comunque. Sì, lo so, ma lo vorrei. No, guarda quel glow stick. Guarda che pro che sono, come l'ho buttato sto glow stick. Sono un fenomeno, ragazzi. Ci vuole una foto. Pensavo che l'avevi già notato, che l'avevi messo così. Fatti vedere, non ricordo il tuo nome, ma fatti vedere. Lisa qualcosa. Lisa. Sai che potrebbe comparire anche sul corridoio? No, non mi piace sta cosa. Sì. Kid. Vado a vedere come si chiama. Sono stato io. Io chiudo questa. Dun, tararun, dun, tararun. Vedi un po' cosa è qui nella cosa, la temperatura è giusta, miss? Così chiudi pure quest'altra. Sì, 16 gradi qua dentro. Allora, chiudiamo anche qui. Che carine che siete dentro quella stanza. Grazie. Lisa Williams. Lisa. Ah, bisogna fargli sporcare l'acqua. Lisa Williams. Lisa Williams. Dacci un segno. Sporca l'acqua. Ah, ecco perché io non potevo prendere niente. Ma... Lisa Williams. Lisa. Però non ha camminato sul sale, o sbaglio? Beh, le impronte la lasciate poi. Hello. Lisa. Ha camminato adesso, guarda, ha camminato adesso davanti a me. Oh. Lisa Williams. Ah, la finestra. Non vedo mai la tona dietro. Stop flashing. Lisa. Volete vado a prendere uno smartphone? No, ma ci vado io, tanto so di strada. L'accendino sta qua a terra. Ok, tanto ne dovremmo avere due. Poi è camminato su questo qua davanti a me. Visto? Lisa. Lisa. Mo compare all'improvviso, c'è la calma sotto. Io insomma, manco dove scappare se ci... Lisa. Al piano di sopra, è pieno d'armadietti. Lisa. I'm going to smudge you by the power of the smudge. Lisa Williams, fatti vedere dove sei. Lisa Simpson. Ah no.
Isa. Ho aperto la porta a me. E l'ha pure richiusa. Ragazzi, penso che abbia tentato di cacciare, perché mi ha flickerato la torcia. Senza farsi vedere. È qui davanti, Lisa. Lisa. Questa è una foto di interazione? No. Vado a vedere come stiamo. Lisa. La sanità va. Semmai ci imbasdichiamo. Lisa, torniamo subito. Tu sporca l'acqua, Ma stiamo bene di sanità. 92, 89, 88. Oh, a che? Così a caso. Non ha cacciato. Let me see just a thing. Lisa, we are back. We are back. Lisa. Welcome back. Beh, che voi ci crediate, che voi ci crediate o no, la mia GPU è al 98% anche con Phasmophobia. Ma c'ho la testa nel cassetto. No, è estremamente male. Non capisco come mai. Lisa, fatti vedere così ce ne andiamo. Lisa Williams, dacci un segno, mostrati, fatti vedere, dove sei? Lisa Williams, siamo qui, la luce che quella si arrabbia. Qui per te, siamo gli amici che cerchi tu, ecco l'acqua. Arrivederci Lisa. Ti avevo detto che si arrabbiava. Oddio. No. Aha. L'ha presa l'acqua sporca, penso di sì, che cacchio, stavo proprio da fianco, sì. Jay, quindi che diamo per scontato che è? Un Oni? Senza la prova definitiva delle MFA5? Certo. Guarda, sale di 4, scende di 4 di nuovo. Sì, l'ho visto che sale e scende di 4 di nuovo. Ma che vuoi? Avete messo tutti Oni? Sì. Allora saliamo e scendiamo di 4 fino all'uscita. Esatto. Silenzio, mi dai un feedback su come si vede? Io dal cellulare vedo bene. Idem. È fluida la cosa? Era un Oni, yeah! Ho detto. Ho detto io. Ho detto io. Ciao Ron. Ciao Ron. Ciao. Che sono che c'hai, Micio? Allora, mancano 10 minuti. Io non ne farei una, io farei una pausa. Vero, confermo. Ok. So. Ora quanto dura un'ora tanto? Allora, we are going to say hello to... Ah, benissimo, vedo che è già partito. Ok, allora, ci spostiamo di qua. Ta-da! E ovviamente non funziona, ovviamente. Let's try ovviamente. This again. Why you bully me? OBS, why you bully me? Intanto apro la live da PC. Da PC? PC. Can no, you stavo please? Stavo descrivendo Chromatic Skill su Google, va bene. Ok, gestione attività. Ok, allora, senza il gioco la mia GPU è scesa al 30%, 25, 35, 29. Non capisco perché ultimamente carica così tanto rispetto a prima, non lo so. Perché la stiamo usando di più. Ma che c'entra? Che cazzo ne so. Va bene, allora abbiamo 9 minuti, 10 secondi. Ah, mi raccomando ragazzi, se siete su YouTube per seguire la live del Nintendo Direct, come lo siamo tutti perlomeno, fammi cambiare anche la cosa, giusto? 4 chiacchiere? Mi raccomando, disattivate, chiudete, nascondete la chat, perché la chat di YouTube Italia è una delle cose più brutte che l'umanità abbia mai creato, insieme al, non lo so, l'ananas sulla pizza, ok? Non è vero, è buono l'ananas sulla pizza. Ma la chat di YouTube Italia fa comunque schifo.
Bene, detto questo, ci vediamo fra meno di 8 minuti, 19, 18, 17 secondi, 16, 15, e vediamo un po' che cosa ci offrono. Facciamo un attimo un test di... Ok, la chat funziona. Bene, 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 bene. Allora, ci vediamo fra pochissimo, meno di 8 minuti, spero. Cazzo. E che cazzo. Cioè, qui se la ridono tutti, ma vabbè. Vedremo alla resa dei conti di chi riderà. Cioè, non c'è niente da piangere, cioè. Se volete, dico una freddura. A No, fra grazie. poco. E invece no. Cosa? E invece no, vi beccate Oh, ho questo. capito. Forse. No. A prafuoco. Apra fuoco. Non ho parole. Onestamente mi aspettavo Dynamite, non so perché. Rimaniamo sul Discord Ah, infatti è partita Dynamite. Non la posso sentire. No, non ci sono. She turned up just the same. It was a knock on the door, a thump on the floor, and the party turned insane as she called out her name. Ok? Ogni tanto mi tocca. Arriva. Uè, capo, non abbiamo sentito Dynamite. Io sento l'audio in stream nostro. Non ho capito, cioè si sente noi che parliamo? Sì. Cioè, hanno sentito, tutti quanti hanno sentito i nostri fatti. Non ho parole.
Siamo tornati. Yes. Allora ne approfitto per fare una cosa. Io bevo. Abbiamo 1 minuto e mezzo di attesa. Metterò Sì. un'altra canzoncina che dura un po' meno. Dai, su, quando sono a casa. Io ubriaco. Che hai detto? Tu ci ubriaco stasera. Ah, la porta. Au, che sei Marcoloseo. Triste. Why? Ma Non si è aggiornato il coso qua, mi sono riabbonata. Vabbè, sta a posto. what? Non è uscito. Non mi è Mandaci uscito pure il fuoco l'alert. della lega. Mandaci Non esce. l'alert. Non mi esce. Non mi esce, non c'è, non me lo fa fare. Feels bad, man. Vabbè. Sono un sacco stasera. Vabbè, ma qualche Appena minuto con ci vuole. Zelda sono andato alla ricerca di semini cloni. Eccoci! Ah, giusto, caspita, run! Ho Scusa, ti amo. abbassato il volume di Chrome. Ok, adesso ci siamo. Le mie orecchie. Anche le mie, un attimo. Che emozione. Yeah. Ah, giusto. Che devo cambiare anche il titolo. Vedi se riaggiorno. Ma tu c'hai la team. Eccolo qua, Splendid. infatti, condivi. Pyro just disappeared. Ero ubriaco. Ta ta ta. Non mi è arrivato l'alert. Why? Zitto. Why? Dov'è il mio Zitti. alert? Vabbè, comunque, congratulazioni alla carissima Miss Hoffman che continua a far parte dell'ordine di Chromatic Scale per 5 mesi di fila! It was as if she vanished off the face of all. E non mi è uscito l'alert. A trace? Where have you gone? I'll find you, whatever it takes. Di che gioco stiamo parlando? Smash Bros. Non penso. This is where you were. Smash, Xenoblade. Tyra blazes into battle. Sorry, Rex. I couldn't tell you. Smash. Te lo passo subito, silenzio. I got an invitation to join Smash. L'ho messo su Discord, guarda, silenzio. With fire? Oh, questa è la... That's genius! Oh, eccolo! Che emozione! Tanto le busca, sappilo. Oh no, una bomba! Orishi! Molto Sailor Moon. Mithra Awakens! Sì, è chiaramente il nuovo Super Smash Bros.
Ma quello era Kirito? O ho visto male? Quello mi sembrava Sephiroth. Silenzio. Quello è Samus. Wow! Terry Bogard, o sbaglio? Buonasera. Ehi, silenzio! Ma siete rimasti su Ghost Box? Silenzio non si sente proprio, alza un po' il volume di silenzio. Come non mi si sente? Io ti sento. Ma dalla live? Sì, restiamo. Io sento. Restiamo anche qua. Da Twitch sento che si sente. Mi hai mutato. Sto guardando. Ravenard, ben arrivato. Ma questo si chiama Shulk. Quelli del gioco prima. Sì. Da dove vengono questi due, silenzio? Xenoblade o Xenoblade? Non mi ricordo. Ah, ok. Xenoblade Chronicles 2. Super Smash. Xenoblade. Super Hyper Smash. Ah! Nintendo Direct no. Konnichiwa! Sakunenwa Nintendo Direct Mini という形で Non dovrebbe aver aperto il video Discord da nessuna parte. Nintendo Direct wa. Nintendo Direct wa. Space Dandy wa. Yoyaku medo ga tachi. Minasan ni Nintendo Direct wo otodoke dekiru koto kokoro kara kansha shite orimasu. Nascondi chat di YouTube, ok. Bravo amico mio. È orrendo. Dozo. Sate. 最初にご覧いただいたのはダイランとスマッシュブラザーズスペシャルの新ファイター、ニューファイター。Rex chi è quel babbeo vestito di blu? Xenoblade. Xenoblade。配信は3月予定していますので、もう少しだけお待ちください。ここからはヘッドラインをご覧ください。 E niente, i Fall Guys non ce la fanno, eh. Non ho parole, Fall Guys. Oh no. Prima o poi me lo prenderò. È arrivato il momento che porti qualche altra cosa in live. Io ce l'ho su PS, ma all'epoca i server erano un disastro. Ma ha fatto un successone quest'anno sto gioco. Sì. Giochi senza frontiere. Ma infatti ha avuto tanto di quel successo proprio per motivo. I server erano così intasati che non andava. Mici, la smettete di menarvi? Ma la cosa più incredibile di sto gioco, sapete che è? È che l'ha pubblicato la Devolver, quindi è stranissimo che non ci sia tipo sangue a secchiate in giro. Leggete, avete 22 minuti prima che il mondo finisca. Outer Wilds. You have 22 minutes. After that, questo dovrebbe essere bello, una cosa and the solar system will be annihilated. Quindi anche su Switch. Everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. Praticamente No Man's Sky. Infatti, no, è diverso, eh. Cioè, che vuol dire che il mondo, l'universo si resetta ogni 22 minuti? What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out. Io sto guardando da YouTube giusto avanti. Il prossimo. Ah, oh, silenzio, hai visto che è dell'Annapurna? Guardate questo. Questo cos'è? And Famicom Detective Club, design non mi è nuovo. Famicom Detective Club. Famicom.
Ma questo sembra un gioco online fatto in Flash. Suspense, drama. È una visual novel. Anzi, pure animata. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. Un design proprio bellissimo. You'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. Zezo-san! Famicom Detective. Sì, praticamente è Nintendo Detective. In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free Doki Doki è una parodia, insomma. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Sono delle Doki Doki literal. No, no, chiedevo a alla nonni. Questo. Ah, ok. Mi ricorda un film che ho visto. Sì. Tipo la serie TV che abbiamo visto insieme qualche tempo fa. 14 maggio. Coming to Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Male. A new age of battles begins. E adesso Zelda. Gli ultimi 5 secondi del direct. Onimusha 3.5. ai 2 nuovi secondi di Elden Ring. Giusto, giusto. Questo silenzio è chiaramente Onimusha 3.5. Eccolo qua. Samurai. Questo è un Oda Nobunaga. Questo è un Musou sicuro. Oda Nobunaga, che è uno dei miei youtuber preferiti. Su Neo 2 l'ha sempre chiamato Nobanga invece che Nobunaga. E prima o poi ti toccherà portarlo, dai. The latest entry. Se la tambuso. Dive into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Ah, Nobanga. Boom, va. è Warframe brutto. No, ma che? Ma è Sekiro bello, altro che. Sekiro. Con un click tipo via tutti i mob del livello. Prime Dritch sulla Nikana. Yeah! Siamo tornati negli anni 80 con Legend of Mana. È bellissimo. No, aspetta, questo è letteralmente degli anni 80. Sì, l'avevano fatto la remaster. Perché Legend of Mana. Ah no! Sul mio mini Super Nintendo c'è. C'è Secret of Mana. Certo. Oh, ci sono i pirati, che bello. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against cos'è sto coso? Take a break from adventure and rest up at home. A me sto gioco mi continua a farmi cioè, ragazzi, Scary Pumpkins. La mia voglia di giocare a Final Fantasy 8 continua a salire, prima o poi sfonda il soffitto. Legend of Mana. Sempre più convinta di essere contenta di averlo la Switch oggi. Monster Hunter Rise? No. Che è? Sì. Mi sa proprio di sì. Capcom, sì. Ah. Ragnaka Kodaki. No. Ma guarda quanto è figo. Ma è un mostro, eh. Monster Hunter World, però. Bazarius. Hai giocato? Sì. Pure finito, però. Ma tu avevi già giocato altri della serie o. No, il primo è l'unico che ho giocato. Il primo e l'ultimo. Perché c'erano i gatti. Io ho detto io voglio un gatto. I palchi. A me Monster Hunter World mi ispira un sacco, guarda.
Anche a me. Vorrei giocarlo, ce l'ho sul Game Pass, ma purtroppo sul Game Pass è solo per Xbox. Madonna, quanto è giapponesiggiante questo. Il coso no, o sbaglio? Più o meno. World, un po' meno. Un po' meno, sì. Però è sì. Allora, per dire che qui ci sono proprio i mostri in stile giapponese. Oh no, però è qua sta quello. Però cos'è, tipo il Giga Jagras? Esatto. Non vorrei di niente, ma guarda, questa è l'arma di Bloodborne, è la Whirly Gig Soul. Ma in tutto c'è, non sono mai riuscito a domarne uno. Mai. Arzuros Apex. Arzuros. Quanto sono belline ste due? Monster Hunter Rise. Qual era il mio preferito? Non mi ricordo manco più. Nel gigante. Tanto ma sono mezza elfe. E lanciamo ombrelloni come su Anor Londo. Esatto, sono proprio quelli. E c'è l'arco, sì, che lancia gli ombrelloni. Dai, Zelda. Quanto dura un'ora, vero? Che bellina questa Switch. È la Switch di Monster Hunter. Oh, konnichiwa. Saigo. いかにして立ち向かうのか。3月26日から始まる新たな修行生活にぜひご期待ください。26 marzo. ingessatissimo il tipo, Sì. Ancora Mario. Davvero? Mario Golf Series coming to Nintendo Switch. Sì. Ma giusto, ma questo acquisto è stato fatto poi? Scusate, mi ero addormentato, siamo ancora su Mario Golf, ok, torno a dormire. Io adoro giocare a questo. Oh, ho addormentato a Mario. Dicevo, Miss, l'acquisto l'hai fatto poi? Sì, è arrivata oggi. C'ha la cosa, ha preso la Switch, quella super blinding light di Super Mario, tutta rossa. Non è così. Non ho presente quali sia, ma... Immaginati la cosa più rossa che tu possa immaginare. No, davvero, facciamo un kebab. Ma dai, che ti prendiamo in giro, siamo tutti contenti del fatto che tu abbia la Switch. Sì, no, io stavo fangirlando per il fatto che puoi giocare così a golf. E siamo tornati subito sulla Wii. Staccando tutto nella stanza. Siamo tornati direttamente a giocare con la Wii. Che bello. Ma Wii che non ho mai avuto. Dai, possiamo giocare anche tutti insieme. Ma Ravenard sta ancora guardando oppure se ne è andato tipo schifato istantaneamente? Secondo me Ravenard sta facendo altro e è passato per farci un saluto. L'ha detto che stasera era impegnato. Oh! Story mode per il golf. È entusiasmante la storia del golf. Aspettate di rompere i coglioni, è bellissimo. Anch'io voglio lanciare palle facendo Io su GTA 5 andavo a giocare a golf. Ma di che stiamo parlando? Io adoro il golf. 25 giugno addirittura. Dai, adesso Zelda. Mario Golf Super Rush wa simple sousa de. Sì, ma amico mio, rilassati un attimo. Ma in verità è appoggiata al green screen e non si può muovere. È lui che sta tenendo il green screen. No, ce l'ha appoggiato sulle spalle. Dai, su, check out these games coming to Nintendo Switch. Ho fatto buca. Return to the unforgiving world of Pandora in Donkey Kong Switch. Oh no, Borderlands. Lucky Reese and the quick-witted con artist Fiona as you set out to make a run for the cash. Set between Borderlands. Non ci sei persa niente di che.
filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Embark on a wild ride. È carino, però è pensato per essere giocato in coop. Esatto, io lo stavo giocando da sola, quindi. Capcom's most beloved arcade classic. Differenza di, che ne so, tipo Remnant. Molto più noioso alla lunga. Quanto è bello Remnant. Che praticamente tipo lo giochi anche in singolo, non in scioltezza. Invece Borderlands è proprio tarato per la coop. Tanti vecchi di pre-buff con 800 milioni di mob perché sono bilanciati per 4 giocatori. Ma che sto guardando? Replenish your bodily arsenal. Prossimo Goti. This city ain't no match for arsenale corporee. Nintendo Switch March 16. Rebel Without a Pulse. Cioè, un capolavoro anche solo per il titolo. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Travis. Hold up. Is this even the right game? Anyway, after annihilating the entire city, the aliens have taken over. Now hosting intergalactic supernova ranking Travis Nana di Numoriros. As the crass beam katana wielding assassin Travis Touchdown. Quel matto Numoriros 3. È di quel matto. Hey, 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 not so fast. I grasshopper. Quanti colori? Quello che ha fatto Killer is Dead. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully. Se è quello che dico io è assurdo. Grazie. La schermata da Final Fantasy. Ma infatti, cioè, sto vedendo talmente tanta roba di cui il 90% mi ricorda la PlayStation 1. Se è quello che dico io è un tipo geniale fuori di testa. Or, you know, Akira, ok, no, facciamo anche le citazioni. Grasshopper Manufacturers. Exterminate demons in heaven. Annapurna, un'altra volta. Quanta roba sta facendo sta pubblica? To do someone's dirty work. Wow, bellino. Questo sembra finito. Ma che vuol dire colpi di carte? Che non si è visto, cioè... che era in prima persona con... No, con le carte no. Ma io, no. Cioè... I giochi con le carte no. Cioè, poi come dovresti giocarlo praticamente? Scusa, è un quick time event di continuo. Cioè, si tratta solo di... Design però è fighissimo. No, no, è fico, intendi. Però, cioè, boh. E niente, vai in giro, raccogli le carte e devi uccidere i nemici del livello. Sì, sì, ok, ma da come l'hanno fatto vedere sembra che tu devi solo premere le carte. Dici questo Zelda? Io sono ancora sulla schermata di Neon White, quindi... ecco, oh, DC Super Hero Girls. Dai, questo ci può stare. AKA Barbara Gordon. I'm always inventing new gadgets to fight crime. Bellino, vero? This is Supergirl. She's super strong and has heat. Peccato che è della DC. No, ma per fortuna che è della DC. Sono un po' Marvel. Per me la Marvel potrebbe finire dentro il cestino. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city safe. C'è anche Zatanna? Guarda come sculettano tutte. Ora preferita di Diana è Harley Quinn. Oh, anche lo shopping, Miss, questo ce lo dobbiamo comprare. La modalità foto! Possiamo fare selfie! Alla fine dicembre? Questo è uscito direttamente da Gurren Lagann.
superhero girls, team power, heroically sourced. È stupido sto gioco, però è troppo bellino. Caruccio. Ready the juice cannons and prepare for battle. I cannoni sparasucco, che è cosa? Piante contro zombie, sì, esatto. Sì. È tipo Garden Warfare 3. Garden Warfare 3. Ah, esiste Garden Warfare, è quello in prima persona. Oddio. Battle for the Neighbor, Bill. Bellissimo, dai. Complete. Oddio, guarda sti Joy-Con che belli che sono, viola e verde. I tuoi sono viola e verde. I miei sono fucsia e verde. Dettagli. No. Fai di tutta l'erba uno sfascio. I grandi. E dura gratis. Oh, la noce cade dal cielo. Spara popcorn. E tu è sempre tu carino comunque, eh? Questo in qualsiasi salsa lo tirano fuori, è sempre divertente. È lo zombie supereroe di Fortress. Esatto. Bellino. Oh, la mia tazza è vuota. Pubblicato da Electronic Arts. Ecco perché la Complete Edition sarà con 800 milioni di DLC. Cast me characters in various roles across the kingdom. Turn your favorite people into your allies, or even make someone the nefarious dark lord. È bellissimo. Stan, the nefarious dark lord. Vi giuro, scriverò un'avventura di Dungeons and Dragons dove il cattivo sarà Stan. Mizzo, questo anche ci compriamo. Sì, decisamente. Guardali. Questo è tutto bianco. Wow. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. Siamo in quality time. Yippee. Things might take a turn for the worse. A posto, si menano pure. You can have a horse as an ally. Cosa, un cavallo rende. Un cavallo da basso lo prendo. Oh, c'è anche il cavallo. Oh, Stan! Il miglior personaggio della storia. Oh, prima di prendere da bere, eccomi. Il nefarious Dark Lord, Stan. What now? Oh, sì, che Super Mario! No, aspetta. C'è altro Super Mario, ok. E vai, sono... Sì, silenzio. È l'aggiornamento di Animal Crossing con Super Mario. Che bello. Ok, c'è Super Mario un'altra volta, va bene. Strada. C'erano anche i tubi. No, ma è geniale. Oh, giusto, ancora Super Mario. Why not try recreating the Mushroom Kingdom? Guarda. Cosa lo voglio. Quando lo fanno l'aggiornamento? Aggiornamento gratuito dal febbraio. Visto, meno male che l'ho presa mo. Dal primo marzo ci sono tutti i cosi, ok. Che bello. Ah, c'è Fuffi. C'è Fuffi. Sulla nostra isola A2, Konnichiwa. Ciao amico. Questo prima o poi pure me lo devo prendere. 3D World. Bowser's Fury è il Souls like di Mario. È Souls like. È Souls like. Insomma, ci ho provato. Zitti. Fire Emblem. E questo
questa cosa così bella. Caro. Lo so, quello... Aspetta. Serenoa. Esfrost will answer for its crimes today. Are these the wages of loyalty? Frederica. Raised earth and burnt corpses. Questo Benedict Pascal è ultra simile a Percy della prima stagione di Critical Role. E Rohan. Rohan. Prima mi sembrava. Project Triangle Strategy. Far, far away lies the continent of Mersin. Ma è lo stesso gioco o è un altro? Ah no, è lo stesso. Limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignite. Sale. Va giocato. Va giocato. Guerra del sale. In italiano, in inglese. Guerra del sale va giocato assolutamente. Dopo Salt and Sanctuary, Salt and Iron. A brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? This new tactical RPG, battles take place on different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long range weapons such as bows and arrows. È uguale a Fire Emblem, spiccicato. Oh, sì. To gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the allies positioned behind the enemy. Su Fire Emblem c'era la ruota delle armi, dove c'era la spada, l'ascia e la lancia. E in senso orario, tipo spada batte ascia, ascia batte lancia e lancia batte spada. Io giocai a quello per il Game Boy Advance. Un po' come Rock Paper Scissors. Sì. No, no, ma Rock Paper Scissors uguale, solo che è fatto con spada, ascia e lancia. E purtroppo non sono riuscito a giocare il Fire Emblem con uno dei personaggi che... Cioè, uno dei... design del personaggio con il design che più mi piaceva, che è Titania. O quello si chiama Uguette o Uguef, non ho letto bene. Your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more I would ask you plainly. Il design dei personaggi sono belli. Prince Roland to Estrost. Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Non mi piace che ci sia tutto questa differenza tra il sprite, praticamente il e la grafica, esatto. In game. È lo stesso problema di tutti i Fire Emblem. Tranne gli ultimi che non ho visto come sono, però l'ultimo meno. Quelli che ho visto io di qualche anno fa, tutti così. Cioè, è fatto concept art bellissima, sprite pucciosa da cibi praticamente. Oh, è Square Enix peraltro. Ecco, titolo provvisorio, bravi, perché fa cagare il titolo così. Vai Square. Vabbè, una demo, lo carico. Mi ricorda graficamente il gioco che non mi ricordo il titolo, però. Saluta. Come si chiamava? La porta, per favore, tesorina. Cacciatori. Ho visto uno Stormtrooper. È un gioco di Star Wars? È un gioco di Star Wars! È un gioco di Star Wars! Adoro. Finalmente. Sequenza non giocabile. Ci vedo.
ma lo sto guardando a qualità Star Wars Hunters. No, pure lo vedo sì, strano. È spionato di suo. Ah, ok. Bravissimo. È ottimo. In arrivo nel 2021. È un free to play. La fine. Eh sì, ma praticamente è coso, è Battlefront per Switch. Cosa sto vedendo? Knockout City Interviews, take one. We all play for different reasons. No. Gorgon love battle. Gorgon use many weapons. Triple bladed war axe, spear of misery. Bellino. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. Constantly was in pasture. Flaming longsword, blade of doom. Just once. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with with this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass. Look, it's simple. Gorgon wants a weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. Come get some. But. Palla avvelenata. È Blitzball. Blitzball. Solo che non è sott'acqua. Boba Cola, l'avete letto? Oddio, Boba Cola. Ah, questo è. Grande l'intensifies. È diventato una bomba. Captain Wrangler. Questa è figa. Battle, Max Stecca. Ma è carissimo. Ok, è un gioco che giocherei tipo una volta l'anno, però sembra carino. È come se Hyperscape fosse fatto bene e non a Battle Royale. Survival starts now. Oh no. Ho ritrovato. Ho ritrovato il titolo che mi ricordava Triangle, eh. Ok. Octopath Traveler. Ah, Octopath Traveler. Ho capito vagamente qual è. Che tra l'altro anche quello inizialmente era l'avevano presentato con un titolo provvisorio. Ah. Graficamente gli assomiglia. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. E questo? Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action. Oh mio Dio. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? Che tandem lungo. Survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. Sembra buffo. Non ho ben capito di preciso come va. Sembra buffo. Hades! The physical release of Zelda! Hades, the critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, questo vorrei provare. Is getting a physical release on Nintendo Switch. This version sta a vedere che non mi capita tra le mani su Switch Hades. The first is easy download code for the Hades original set. Però è isometrico. It's packed with 2.5 hours. Lo so. Ma guarda, è l'unico isometrico che giocherei. Però prima voglio giocare a Transistor. Guarda quanto è bella sta cosa! No, and let's not forget the game itself, offering dozens of artbook. Exhilarating action paired with ah beh sì. È l'unico gioco che avrà il libretto. Le illustrazioni sono bellissime. With the physical version of Hades on March 19th. Questo mi ispira. Ho capito, mi tocca metterci le mani. Ninja Gaiden! O Gaiden. Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden Sigma 2. Ce lo compriamo? E poi facciamo le sfide in live. Perché sfide? Io e te. Ma in che senso? Che sfide vuoi fare?
You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil. Ma di che state parlando? Non ne ho idea. Io sto guardando Ninja Gaiden. O come si dice noi in Italia, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, sì sì. Dove puoi giocare la motocicletta prima che diventasse una motocicletta. A proposito di motocicletta, devo scaricare DLC di Breath of the Wild. Perché Link avrà la motocicletta. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Lo sai, Silenzio, che cosa pensavo uno di questi giorni? Perché c'è solo di Dio. Di che cosa vorrei la remaster o remake addirittura? Legacy of Kain. Hyrule Warrior. Sì. Blood Omen, Soul River e Defiance. Siete belli. Mifa. Ma guarda, mi andrebbe bene anche reboot della saga. Teoricamente doveva uscire il Dark Prophecy, ma non è mai uscito. Ma infatti Urbossa! Pass di espansione. Ah, perché è già uscito. Sì, sì. Il Warrior, sì. Ma che gioco com'è? È tipo Smash Bros? There's even more coming to Nintendo Switch. Ok. Bravely Default 2 is almost here. Caruccio. Four heroes of light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters in the Ora, io sarò un po' tanto critico. Ma a me sti giochi mi sembrano tutti uguali. Quattro eroi della luce affrontano il male. Dove c'è il pischello, la ragazza simpatica, la ragazza depressa e il vecchiaccio che fa da mentore a tutti. Ok. Oh, oh mio Dio. Sì. Guarda, oddio, Silenzio, guarda i movimenti di sti omini. Sembra Salt and Sanctuary. Sembra Salt and Sanctuary. Infatti penso che l'abbiano... No, il 25 febbraio questo tocca prenderlo. Fatto come quello. Cioè, ovviamente Salt and Sanctuary in realtà è fatto un po' meglio. Però è carino. Non dico lo stile. E tra l'altro, non lo so, scelta stilistica un po'... Cioè, è carino, però. Saga Frontier has been a parecchi non piacerà. Un'altra remaster, tra l'altro. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acelus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. Questo era quel periodo, era uno di quei giochi di quel periodo in cui i JRPG andavano forte. E tanto lo sappiamo che oramai il veleno dei Battle Royale è... Come? No, più che mai mi chiedo come. Tra l'altro si vede anche bene, cioè... Sì, hanno messo tipo dettagli al minimo, che... No, basta Apex. Che Apex me fa schifo, ecco che penso. Vogliamo Zelda. Quando quasi fatto, Konnichiwa. Oh, è il produttore di Legend of Zelda. Breath of the Wild. E invece no. Esatto, lo sapevo, me lo sentì. No! Niente. Nel corso dell'anno. Questa Zelda è Nintendo Switch. こちらをご覧ください. Quale sarà? Ah, capito. Quale sarà? Oh, questo è un Pokémon. È Uhu. Ah no, ok. Ho capito. Mamma mia, che modelli.
Ha parlato. Sarà quello che ha detto io. Il Souls like di Legend of Zelda. No, questa è più Tomb Raider, scusa. Link's Awakening. Bellino. No, Link's Awakening c'è già. Ma che era quello? Skyward Sword. Ma che roba è? Non l'ho mai sentito di... È vecchissimo. Ok. Skyward Sword? Ah, Skyward Sword. Ok. Ah, vabbè, è 2011. Sì, vabbè. Ah, non ce lo ricordiamo perché era per Wii, giusto? Esatto. Ma cos'è la Wii più che mai? Oddio, guarda la trippa di quel sì. Tipo. Oh, il panzone. Bello, con uno c'hai lo scudo e con uno c'hai la spada? No. Lo voglio. Lo voglio io. Vabbè. È come con VR. Fare qualcosa. Con VR. No. Lo voglio. Gli ha tirato una freccia sull'ombelico. Bellino sto pirata. Sono contenta di avere la Switch. Graficamente potevano fare qualcosina in più. Sì, decisamente. Però la cosa dei Joy-Con è bellina. Bellina sta cosa. Sì. C'era un gioco simile un sacco di tempo fa, credo per PlayStation 1. Oh, li voglio! Preordini sono aperti adesso. No? Ha clippato pure l'audio. Tanto che ha fatto lo voglio, l'ho sentito da quest'altra stanza. Però subito. Mi compri. Va bene. Eccola. Skyward Sword. Sì, eccomi. Ecco, segui questo. Belli. Saranno disponibili al lancio del gioco, quindi bisogna aspettare a luglio. Il 16 luglio, giusto per il nostro anniversario, vedi? E per il tuo compleanno. Compleanno insieme, vedi? Ui! Ah, c'è anche la paravela. Ah, è quello che ha fatto da prequel a... Breath of the Wild. Breath of the Wild. HD. HD. Quindi Breath of the Wild alle 3. Quando lo fanno le 3? A giugno. Ah, allora sì. Ma non era aprile? No. Giugno, inizio di giugno. Ah, sapete cosa annunceranno a... come si chiama? Alle 3? Una sequenza non giocabile del titolo. Annunceranno... Sekiro 1.5. Vuoi dire 1.0? Splatoon questo? Sì, Splatoon. Splatoon. Che pure vorrei provare. Non ho mai giocato. Hair time. Che praticamente giocano a paintball. Che qualcosina. Little Ballistern. Che schifo sto coso. È bellissimo. È caruccio. Bellissimo. È un misto tra la rana di Dark Souls. Ma che ma è una foca. Guarda come cammina i miei occhi.
God. È capolavoro. È capolavoro. È sto facendo la faccia di Dawson. Esatto. Oh, no, no, Splatoon Train Battles. Soon on Nintendo Switch. Guardalo. È contento. Ma quella medusa? O quel pesce grasso che si tiene al... Fa molto Little Nightmare su sto pesce grasso. Mamma mia. Questo vince tutto, eh. Belle orecchie, ragazza, tra l'altro. Splatoon 3 Train Wars. Train Wars. Multiplayer è originale. Che devi fare? Io non l'ho mai giocato. Devi ricoprire l'arena del tuo colore. Ok, a posto. Sto gioco mi ricorda un sacco Crash Bash, che c'era una modalità simile, però la facevi col pogo. Ovviamente ti puoi anche boing, fare boing, boing. Ti puoi anche sparare tra giocatori, eh? Però l'obiettivo è proprio ricoprire tutto. Ma sappiamo tutti che gli amanti del meta si spareranno tra di loro e basta. Ovvio. Ovvio. MR30 tossici anche su Splatoon. Splatoon. Splatoon Surino. Splatoon Surino. Sì, ma amici miei, mi avete fatto vedere il 90% della roba che arriva del 2023. Quest'anno non di sicuro. Perché sono pigri. Yes. E fino alla prossima, buona fortuna, caro amico mio. Sono delusa. Perché? Ah, per Breath of the Wild. Qualcosina potevano prepararlo, eh. Vero. Anche solo tipo trailerino, dici, oh, non c'ho il gioco ancora da far vedere, butto su un trailerino, una cutscene, esatto, qualunque cosa. Ah, adesso ho capito tutto. Non c'hanno ancora niente di Breath of the Wild 2 perché hanno richiesto l'aiuto di Miyazaki, che sta lavorando a Elden Ring, quindi di Elden Ring non si vede niente, non si vede niente, perché Miyazaki non sta lavorando a Elden Ring, ma sta lavorando a Breath of the Wild 2, di Breath of the Wild 2 non si vede niente, perché Miyazaki sta lavorando a Elden Ring, in realtà in segreto sta lavorando a Sekiro 2 Revengeance, e quindi ce lo beccheremo alle 3, dove, non lo so, il lupo avrà a disposizione ancora più oggetti completamente inutili e dimenticabili. È vero, non fa una piega. Secondo me è vero. With even more useless prosthetics. Click, 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 click. E quindi okay. Niente, comunque, meh. Niente di particolare, un sacco di titoli un po'... Me. No, ma non un po' me. RPG vecchi rimasterizzati, RPG nuovi che sembrano usciti direttamente dal comparto nostalgia della Nintendo. Boh. Golf! Il golf. Mario, golf, Smash... Mario su Animal Crossing. Samurai Warriors. Le nuove cose per i Rune Warriors. Chiamatemi quando avete finito di parlare di Mario. E altro? C'era quello di No More Heroes, che non ho capito cos'era. Lo sparatutto con le carte. Oh, ah, giusto.
Poi spara tutto con le carte. Super Splatoon 3, che comunque uscirà più in là. Il nuovo Zelda più interattivo, che poi non è nuovo. Ninja Gaiden. Prende nuovo. Però Ninja Gaiden potrai portarli in modo da distruggere la Switch e comprarne un'altra, no? Certo. Con i Joy-Con quelli fighi di Skyward. Nell'arco di un anno quanti Joy-Con devo comprare? Perché già ne ho comprato un paio e dovrò comprarne un altro. Serio? Sì. Ah, ok, quello nuovo, giusto, giusto. Ci vogliono quelli speciali di Zelda e quelli poi quando l'anno prossimo uscirà contro zombie. Quando l'anno prossimo uscirà Breath of the Wild con la Switch a anche tema quello. Breath of the Wild, comprerò anche quella. Esatto. Ma lei ci vorrà proprio la Switch quella brandizzata. E pensi che non la faranno? E comunque giusto, Nintendo ci ha dato in lavorazione Breath of the Wild 2, che poi non ho capito, si chiama proprio Breath of the Wild 2? Ne sa di sì. E Metroid, di cui non si è mai visto niente. Bayonetta, però ragazzi c'è Ghost in Calcula. Ghost and Goblin. Ghost and Goblin. Ghouls and Ghost, so come caspita si chiama quella, la versione nuova. Il sale, là. Cosa col sale? Il sale e il ferro. Il sale e il ferro. Sì, ma in realtà... Il sale e il ferro qual era? Era sempre quello... Il JRPG. Ma sì. Simile... Fire Emblem. Mi pare di sì, ma tanto alla fine, cioè... Mi pare che... Mi pare che sono, diciamo, tutti uguali sti JRPG. Ah beh, i JRPG alla fine è quello. No, ma nel senso... Dici tu, dici personaggi e storie nuove, quello sì, proprio meno. E va bene. E alla fine sono tipo campagne, no, da gioco del ruolo, quindi un cattivo ce lo devi mettere, il party giusto, si giusto. Deve formare in certo modo. Quindi... Ricordiamoci Stan, il nefarious... villain, bad guy, lì come Stan. Si Stan. Ciao Darkang, buonasera, bentornato, come stai? Qui tutto a posto, ci stiamo avvicinando alla chiusura, ma tutto a posto. Stavamo parlando di quanto ha fatto un po' schifo il direct. No, ma è schifo, no, però niente di che. Insomma. Tiriamoci su il morale. Escono i nuovi Joy-Con di Zelda, che ha già prenotato. Quanto costano, nonni? Vai! Live, dai, da mai. Allora, quelli vecchi 25, quelli nuovi ancora non si sa, ragazzi. Non c'è neanche tipo il pre-order? No, escono con l'uscita del gioco. Ho capito. Non si può preordinare nemmeno il gioco? Il gioco sì. No. Allora aspetta, il gioco hanno detto che il gioco lo può essere prenotato alla fine del direct. Quindi ancora non hanno fatto i Joy-Con. Non sono in produzione. Mi sa di no. Bellissima. Non ci sono mai andata da computer di shop, quindi intanto c'è una bellissima Skyward SD con Skyward Sword, la Triforce. Adoro, bellissimo.
Allora dovrei prendere la SD da preordinare i Joy-Con. Dovrei prendere una SD esterna per la Switch. Sì, anch'io, io non ce l'ho. Mm-mm. Io da 2 giga. Warframe, Dark Souls per fare spazio ai miei giochi. Ha cancellato anche Skyrim, ragazzi, sta cosa è tragica. Tanto c'hai, c'hai quello... Cosa? C'è quello fisico. No. I salvataggi ci sono. Ah, sì, certo, c'ho la scheda, certo. Ragazzi, ci ho provato, ma neanche su Switch sono riuscito a finire Skyrim. Non c'è verso, non ci riesco. Io non l'ho mai iniziato, pensate. Bene, perché quel gioco non è bello. Io l'ho finito, basta. Ho fatto tutto quello che si poteva fare là dentro, poi stop. Cioè, nel senso, è carino, però dopo mezz'ora diventa tutto uguale. Quello sì. Fammi vedere un po'. Fossrotta! Diciamo, è un po' come Fallout, ma senza la peculiarità di Fallout. Oh. Nintendo. Chissà, non vedo... Non lo capisco sto shop su... su Joy-Con, Legend of Zelda, Sword. Insomma, Darkang, tu come stai? Che ci racconti? Upsi! Facci vedere Markiplier, ti prego. Che ve faccio vedere Markiplier? Qualsiasi cosa. Facci sentire. Basta che sia Markiplier. It's me, it's Markiplier. Oh. Eh sì, mi sa che... Vai. Non li trovo. Niente. Madonna quanto sono belli però. Azzurro. Il blu. Nintendo. Che è successo? Aspetta. Perché ridi? Non lo so. Io guardo la live e vedo tutti spero, spero solo che... spero solo che non mi creino problemi per questa cosa. Allora, c'è il Pro Controller di Monster Hunter Rise. Pro Controller. Highward Sword. Credo che altri colori, ok, singoli, doppio. Comunque ci dobbiamo comprare la Wii. La Wii. La dovrei avere a Napoli la Wii, non mi ricordo. Ok, se non l'avete visto peggio per voi. Visto. È solo che non capisco perché non mi ci ha messo la trasparenza, quindi è comparsa sta cosa con tutti i quadrati. Ti capisco Darkang, ti capisco tranquillamente. C'è mio fratello uguale che... Gli sta veramente sulle scatole sta didattica a distanza. Vabbè, dopo un po' rompe coglioni a tutti la didattica a distanza. Non sento niente. Io sono mutato. Chi è che sta mutato? Non sento il dopo. Ah. E niente, tocca aspettare il 16 luglio. Però il 16 luglio è sì. I miei Joy-Con di Zelda. Comincerò a conservare i soldi da lui.
detto questo, signori, io vi abbandono, vado a cercare qualche altro seme Korobu. Quanti ce ne sono? 900. Ah, sto a 100. Ok. Bene, non ti trovo. Ehi. Li ho trovati in posti assurdi. Cioè, dovrei buttarmi praticamente quasi alla fine del mondo e farmi tutti i limiti della mappa. Ma mi scoccio. Quindi ho deciso, io non l'ho mai fatto, ma userò la guida. Sono tantissimi comunque. Vadi, non cincischi. Anche perché per prendere il prossimo slot per le armi me ne servono 30. 30, poi 40, quindi è normale che sono 900, no? Just Dance per Switch. Sì, è bellissimo. È come usi il Joy-Con come cosa, là, come i move. Te lo metti sulla gamba? Ah, ok. Ma sto gioco è per cellulare? Anche Ring Fit. Fire Emblem Heroes? Sì. E che ci fa sulla pagina del Nintendo? No. E a questo giocavo. Cathedral. Che roba è? Giochi scaricabili per Nintendo Switch. Vediamo un po' che cosa c'è in offerta sul... io ho guardato e ho detto, meglio come sto ferma. Non c'è un trailer o qualcosa? Oh sì, è certo che io mi metto a comprare questo gioco qua. Mm-mm. Nintendo Switch. Per quanto possa essere carino, proprio no, mi dispiace. Giochi? No, Nintendo Shop, vediamo un po'. I giochi che vuoi, bla 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 bla. Offerte in evidenza, vediamo. Ci vedete? Sì, ok. Overcooked 2. Mario e Rabbids Kingdom Battle. Immortals Phoenix Rising anche per Switch. Quanto costa? 99 euro sto gioco? Ma voi siete male. Ma penso che sia... Immortals Phoenix Rising. È un gioco della Ubisoft, è normale. Hai ragione. Ori... Ori and the Blind Forest. Rayman Legends, Siberia 1 e 2. Ah, 1,99 euro? Direttamente nelle Fields. Caspita. 1,99€. Sto gioco, porca c'è la miseria, ci ho perso una quantità di tempo spropositato sul primo, non sono mai riuscito a finirlo quando ero piccolo. Monopoly, beh. The Outer Worlds. Assassin's Creed, qualcosa. Oh, Black Flag e Rogue. Ah, ok. C'è Blue un horror bundle volume 1 per Nintendo Switch a 4€. Kingdom Hearts. Oh, non so che giochi ci sono, sono tre giochi. Bioshock The Collection. Cosa? Sì, l'ho scoperto oggi, ho urlato. Devo averla ovunque, la collection di Bioshock. Spiritfarer, questo è quello che era... Che era il coso, eh? Game of the Year. Just Dance. State of Mind, Planet Alpha, MotoGP. Blasphemous! Bellissimo. Oh, sentite la descrizione di sto gioco. Diventa un'ombra ed esplora i recessi della tua mente per recuperare i tuoi ricordi perduti. Ma no. Un euro. For the King, porca c'è la miseria, l'ho provato. Mannaggia, c'è da spararsi. È complicatissimo quel gioco. Magari è solo questione di... entrare un po' nel mood, prenderci un po' la mano, ma... e se non altro te lo scrive subito all'inizio, ti dice guarda che, cioè, gioca sto gioco ma sai che morirai, cioè non affezionarti ai personaggi, perché Hellpoint è quel Souls like misto a Dead Space, vero? Sì, proprio lui. Io quel poco che ho visto mica mi ha fatto una gran bella impressione. To the Moon, Yonder, The Inner World, Yooka-Laylee and the Impossible Air, 80's Overdrive, a posto, Larry, oddio santo,
Ancora esiste. What world new and tasty. The Binding of Isaac, l'ennesima versione. C'è in offerta sul Nintendo eShop Golf a 1,79€. Ah, te lo voglio. Devo riprendere il peluche e farmi un altro pisolino. Ma è così bello il Golf. Siberia 3. 50 euro. 50 eurini. Dimmelo. Guarda, il primo e il 2 a 1,99€ potrei anche prendermeli. Ah, sì. Oddworld Stranger's Wrath. Sushi Time. Narcos. A 99 centesimi. The Room. Sundered. Eldritch Edition. Wow. Quest Hunter. Winter Sports. Tobia e la miniera nascosta. Siete passati tipo alla lista. Sì. Switch. Ash of God Redemption. Jotun Valhalla Edition, no basta, vichinghi basta. La mia scuderia, bellino, eh? La mia comunque. Scuderia, una vita per cavalli, ok. Voglio un cavallo. Cattails, Cathedral, abbiamo visto, Nine Parchments, The Inner World, un'altra volta, We the Revolution. E metti sentenze e districati in pericolose trame politiche, ok, ciao. Playground. Guarda che ci giochi con me a Monopoly. Legendary Fishing, subito. Io amo il Monopoli, ma non ci vuole mai giocare nessuno. Io lo amo. Retro Classics Collection Data East. Adesso voi vedete qui che c'è. Oddio, sto gioco. Oddio, sto gioco. Mi sento male. Troppi non c'è ricordi. La lista, non c'è la lista di giochi. Posto, no. Ma io devo vedere se ci sta. Galleria immagini? No, niente. Dov'è? Jotun Valhalla Edition. Adesso ovviamente ne vedrete solo un pezzo, ma non sto a ricambiare l'overlay per guardarne solo un pezzo. Circa. Mi fa strano che posso usare il touch. Più che mai abbassa il volume perché sto capendo anche le lettere che premi. Io glielo ho detto, il suo paio di giorni li toglierà. Che è caruccio. Non è brutto. Non è, è isometrico. A parte che è isometrico, è bello. E c'ha dei boss abbastanza tosti. Paranautical Activity, anche Paranautical Activity? Sì. Slain, Back from Hell. E c'è sulla copertina c'è questo che fa le corna, stile metal, con i tuoni, ma... con i fulmini nelle dita. Vigil the Longest Night? Ah no, ok, non è quello che penso io. Che bello però. Vambrace, è questo? Vampire the Masquerade. Vampire. No, non è neanche devo portare Bloodline, non mi interessa, devo portarlo bello, sistemato. Black Sad Under the Skin, io devo giocare a sto gioco, assolutamente. Te l'ho offerto. Devo giocare assolutamente a sto gioco. Ho letto tutti i fumetti di Black Sad. Oddio che figo. L'investigatore gatto. Proprio gatto. L'investigatto, sì, noir. Tutte ste storie noir un po', no, se tipo anni 20, no, investigatori privati, ste cose così. Lo voglio. I fumetti sono fantastici. E sono no, cosa ho fatto? Sono di quattro colori diversi e ognuno c'ha un titolo basato al colore. Purtroppo mi ricordo solo quello giallo che è House of Flipper. Amarillo. Amarillo. Il gatto sembra Batman.
Liberated. Ragazzi, io vi saluto. Va bene. Buonanotte, grazie della compagnia. Notte. Tanto adesso notte, arrivo anch'io. Notte. Ciao belli. Ciao. Ciao ciao. Chi vuole essere milionario? 40 euro? Really? Cosa? Cosa avevo letto? Ma devo essere già milionario per... The no, Bridge no. Anche fichissimo, ma è proprio da Big Brain, eh? Sì, eh? È tanto Big Brain. Cioè, tutti puzzle tipo ambientali con le illusioni ottiche. È assurdo. Wow, che cosa... Mi è esploso il cervello per quella cosa. Questo è già più fattibile da guardare. Guarda questo. Questo no. È figo. Wow. Prima o poi devo provare a giocare a Scribblenauts. Io ce l'ho, è bellissimo. E a... Bellissimo Scribblenauts. E c'è a... pure su DS Lite. Don't Starve. Pure Don't Starve. Che sono fatte. Solo che Don't Starve sono arrivata al massimo. Ma questa è una cosa? È una Visual 9. Una Visual 9? Sì. Good evening, miss. I'm here to pick you up. Our clandestine ways help us remain safe. Allow us to explain away the occasional trip up to the rational minds of 21st century humanity and dictate much of our interaction with mortals. Wait, what about my career then? Altro che quelli di The Bridge, quelli che hanno fatto Darkwood, sono presi qualcosa. Adesso lo guardiamo. Darkwood, un survival horror. Thriller, non capisco. Questo è quello che voleva portare Zook. L'ho visto live, è molto figo, molto creepy. Ah, Darkwood sta giocando Ago. Ecco cos'è, ecco perché ho detto mi è nuovo sto Darkwood. A piece of fine fabric. Però è molto... Oh, ma l'avete visto, molto... l'avete visto dal buon Sinot che salutiamo, coso? Cosa? Faith, il gioco è un gioco pixeloso, no. Praticamente è fichissimo, è tutto esoterico, no? Quindi cioè, tipo esorcismi, cazzate del genere. E quando il tuo quando muori col personaggio ti fa la schermata, no? La classica schermata nera con scritto, no? Sei morto. Però invece di scriverti sei morto, ti si scrive mortis e si sente una voce robotica perché tutti i dialoghi sono fatti... Il gioco è fatto tutto a 8-bit, no? Uh-huh. Quindi tutto un pixel art. Eppure gli audio, pure i dialoghi sono suonati a modi... come se fossero composti col... cioè in bit, ok? E quindi quando ti compare la scritta mortis e si sente mortis. Mortis, fantastico. Riverbond, End of Fate, Not Tonight, Hyper Jam. Caspita, c'era un gioco che mi sono detto... Quante pagine sono? Non ne ho idea, ma non è che sto a guardare tutte. 38. Oh, siamo a 10. Bioshock. Ma poi mi devo giocare il 2 e... come si chiama il 3? L'Infinity. No, Infinite. Io ho giocato un pochino del 2, credo. Non ricordo. Io ho giocato un pochino del 2 su Xbox, però il primo l'hai giocato? Sì, il primo, il 3 e i DLC del 3. Il primo quanto è bello? A me non ha fatto chissà quale impressione in realtà, però... Allora, più per il mio kindly. Would you kindly? Shut up! Maledetto. Incubi, trauma. Che roba.
Però è più bello, è quello che mi piace di più è il 3. L'Infinite? Vabbè, sì. Grazie, sì. Cioè, è tutta un'altra cosa. Anche solo a guardarlo. Il DLC è una cosa eccezionale, geniale. Comunque sono contento che abbiano messo tutti questi giochi orribili in offerta. Cioè, c'è anche un modo perché sono tutti orribili. O comunque sono una sola, anche i sconti di Steam, eh? Perché tipo i primi titoli che ho tipo sulla lista desideri non hanno neanche un 5% di sconto. Zero. Cioè... Avevano messo Black Mesa in sconto. Quello mi interessava. Half-Life? Black Mesa... Perché io ho giocato il 2, parte 1 e parte 2, a proposito poi il primo di... l'ho giocato però quello vecchio. A proposito di Saldi... Quella sottospecie di remake, no? Sì. Di soldi di Steam. Ma sta a 17. Half-Life, no? Bellissimo però, cioè se lo riapro e vedo tipo quei movimenti a pattinatore mi viene di polvo il volta stomaco. Bene! Il gioco che volevo, che mi interessa, sta a prezzo pieno. Grazie, sì, Steam. Sono finiti i saldi, sì. Grazie. Che ti cercavi? Horizon Zero Dawn. Su Steam è uscito, sì. Sì. Però sta a 50 soldoni. Guarda su Epic. Guarda su Epic. Che direct di merda. Di sconti anche loro. Master Game 34, ben arrivato. E diciamo... Che direct di merda, Non è stato proprio il massimo, no. Golf! Già, golf. Che tristanza. Golf! Dai, launcher di Epic, su. Direct salato. Oh, dopo non so quanti anni, sembra che stia per uscire Chivalry 2. Mm-hmm. Ah sì? Ce l'hanno fatta? Ce l'hanno fatta. Eh sì. Chivalry 2 non slash il multigiocatore? Sì. 8 giugno 2021. È in pre-order. Ma vedo un non shade Nemesis su Discord e non viene su Twitch. Ma fa vedere che stavo cercando. E prende tipo il master lurker di Telegram. Esatto. No, anche sta allo stesso prezzo anche su Epic. Uffa. Master Game, effettivamente sì. Quoto. Non c'era niente di... Almeno non niente di concreto, di interessante. Eh no, proprio no. C'è il Project Triangle lì, che potrebbe essere carino, ma... Non se ne sa niente, credo, ancora. O almeno io non lo conoscevo. E qui che abbiamo visto? Niente, boh. Vabbè, Splatoon, che può essere carino, ma... Posso scrivere sulla mia barra? Grazie, computer. Ninja Gaiden, la collezione di Ninja Gaiden per chi non l'ha giocata. Che poi tra l'altro si dovrebbe dire Gaiden, non Gaiden. Ah sì? Perché è Gaiden è giapponese. Ah, ok. Ho sempre pensato che fosse una parola inglese. Ma non ho mai avuto lo sbatta di andare a cercare le traduzioni. E Anonymous ci dice i Joy-Con speciali di Zelda Skyward Sword. Skyward Sword HD, giusto. Beh, ma c'è, si è aggiunta una persona che anche lui vuole i Joy-Con di Zelda. Lo sapevo che li voleva pure lui. Su Instant Gaming c'è Monster Hunter World a 15 euro. Eh? Ma yes. Anche con Iceborne, no, il base. Non credo. No, con Iceborne... No, aspetta. Non credo. Aspetta. Allora. Monster Hunter World normale qua a 15 euro, sì. Iceborne costa 21. Quindi per tutti e due...
36 e un po'. What? Se costa più il coso che... Costa più il... come si chiama? Il DLC che il gioco base. Infatti è una cosa assurda. Però aspetta. Il gioco base... Aspetta. Allora, il gioco base costa 15. La Master Edizione, 25. La Deluxe Edizione... Master Deluxe Edizione, credo sia... Super Hyper Master Deluxe. Credo sia pure quella con Iceborne, quindi tutto completo, a 32,95. Ma... Non lo so, posso dare un'occhiata. Oh, questo mi interessa e sta alla metà di prezzo, bene. Questa è una cosa che potrebbe anche essere interessante. Cosa dici? Horizon. Ah, Horizon. Sì. Anche quello un po' mi interessa. Ora, io... Vabbè, non voglio parlare di questa cosa durante questa live, sarei troppo fuori contesto e già siamo estremamente fuori contesto. Bene, ragazzi, io penso che possiamo salutarci, visto che è mezzanotte e mezzo. Bim, bim, bim. Quindi, vi do appuntamento a venerdì sera. Yes, ci vediamo venerdì sera, as always. Ora non so, misterioso. Non so in realtà se cominciarlo sta settimana, perché se lo comincio sta settimana, lo comincio venerdì, poi sabato sera c'è la serata multiplayer, quindi non posso giocarlo. Non mi va di spostare la serata multiplayer. Saturday Night Warframe. Mi dispiace spostarlo. E allora streammi di più. Esatto, fanculo. Cominciamo domani sera e poi facciamo venerdì. Ah, non lo so. Non vi prometto niente, ragazzi. Dipende anche da come torno a casa da lavoro. Perché se torno a casa sfinito e vi beccate un bel niente come streammi da lavoro, la mia tazza di niente. Si può. Beh, se lo facessi di mestiere streamerei da lavoro effettivamente. Ma non è ancora questo il caso. Quindi, cari membri e cari accoliti dell'ordine di Chromatic Scale, io vi saluto, ringrazio Anonymous e Miss Hoffman per averci fatto compagnia questa sera, sia prima su Phasmophobia. Volevi silenzio, eh? In chiusura. You were wrong. No! Invece. You were wrong. Esatto. Nel ringraziare Comprami Joy-Con. Anche se non ci sono ancora sullo store. Esatto, adesso li stampo, va bene. Nintendo e fateli mandare. Adesso li stampo. Primo unboxing live in Italia, nel mondo. Ta ta ta. Ok. Sarebbe stupendo, eh. Mi sono messo pure il video. Che Darling balla chiaramente meglio di me. Beh, così chi non ha giocato Control almeno non ci prende per pazzi. Esatto. Fammi fare ridere un po' come balla. We know she got. Quanto è bello darlo. L'attore è fantastico, comunque. È un mito. Non sono riuscito a giocare più Control guardandolo con gli stessi occhi. I video drammatici. Dynamite. Esatto.
Guardate che Matthew Porretta, ovvero lui, credo sia stato nominato come Best Performance ai Game Awards del Sì, 2000, e non del abbiamo 2000, votato. del 2019, No! però, del 2019. No. Perché Control è uscito nel 2019, quindi Darkang, stai guardando un pezzo di Control, il gioco. Veramente, veramente bello. Ok, allora, Dynamite l'abbiamo ascoltata ben 3 volte stasera, penso che Mi siamo piace, contenti, quindi la però è rimettiamo, poco e dobbiamo da fare di capo. meglio. Allora, io vi do appuntamento a domani, punto interrogativo. Forse, se no venerdì sera. Quindi, grazie ancora all'Anonymous e a Miss Hoffman per la compagnia. It's time I make. It's always a pleasure. Fate un salto da Miss e dalla Nonni. Grazie anche all'immancabile Silenzio, che come sempre è presente qui con noi. E Stasera purtroppo sono arrivato tardi. figurati. Sei arrivato al momento clou. Ma giusto, poi alla fine non è morto nessuno su Phasmo. No. Assolutamente no. Siamo riusciti a scappare da un Revenant. Ma come? Chiudendosi in bagno al piano di Divertitore. sopra. Sono impazzite le emote di Twitch. Con la Come porta hai aperta. fatto? Non ne ho idea. Io le vedo tutte. Che hanno le emote? Golden K check? No. Golden K check? No. È stato bellissimo avere il Golden K per un giorno. sì, proprio quando nessuno era live. Bello. Esatto. Mannaggia la miseria. Quando lo stavo tipo per spammare su una live, Chiuso. mi è scaduto. No. No. Ma che Guardate cavolo? Discord. Ma Where che è is successo? Si Discord? sono azzeccate tutte insieme. Ah sì, ogni tanto ci fa quell'applicazione da cellulare, ogni tanto ci fa. Ma what? Che Che te le appiccica sono più belle una però, sopra eh. l'altra, sì. Ok, allora, a parte scherzi ragazzi, it's time to salutarci, quindi grazie a tutti quanti ancora, soprattutto grazie a voi, e dico voi che ci seguite. E niente, ci vediamo venerdì sera, forse domani, ma non ci contate troppo. Wow, perdo frame. Oddio. 0,1%, eh? È terribile, sono disperato. E ci vediamo presto, insomma, dai ragazzi. Fino ad allora, come sempre, buona fortuna. Get out! Get out!